Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande sacrestia della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui da questo luogo vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive il 1° luglio del 1915. Lui si trova a Pietrelcina, ecco, nella sua terra natale, questa strana malattia che lo costringe a stare a casa, e scrive a Padre Agostino usando un'espressione particolare, ecco. Oggi potremmo dire per tutti noi un paradosso, ma lui scrive: quanto è dolce la croce, quanto è dolce il nome croce. Ecco, scrive a Padre Agostino, qui ai piedi della croce di Gesù le anime si rivestono di luce, si infiammano di amore, qui mettono le ali per elevarsi a voli più eccelsi. Sia dessa croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti quella senza di questo diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza. E poi ancora Padre Pio ecco, fa un'esortazione allo stesso Padre Agostino verso la Madonna, Maria, la Vergine Addolorata. La Vergine Addolorata, scrive, ci ottenga dal suo Santissimo Figlio di farci penetrare sempre più nel mistero della croce ed inebriarci così con lei dei patimenti di Gesù. La più certa prova dell'amore consiste proprio nel patire per l'amato. E dopo che il figliuolo di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore. Quindi la Santissima Vergine ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti, ai dolori. Ed ella che fu la prima a praticare il Vangelo in tutta la sua perfezione, in tutta la sua severità, anche prima che fosse pubblicato, ottenga a noi pure ed essa stessa dia a noi la spinta di venire così immediatamente a lei d'appresso.